Che diciamo? Diciamo che io una di quelle cose che ho imparato in questi anni è che, ieri ho anche scritto piccola massima, che la certezza del diritto è data dalla incertezza del diritto, paradossalmente. E lo si vede da tantissime situazioni in itinere. Anna Grazia prima parlava di sentenze della Cassazione, consigli di Stato anche, TAR, giudizi di primo grado, che quando sono a favore del nostro, mettiamolo così, come comunità lavoratrice, spesso ci troviamo uno Stato inottemperante e allora tu sei costretto ad intraprendere quello che viene definito giudizio di ottemperanza, cioè avviare un procedimento perché lo Stato provveda ad ottemperare il disposto di un giudice, un giudizio che è stato avviato anche recentemente, i cui esiti sono abbastanza lunghi. E di casi di inottemperanza ne abbiamo a decine. Per esempio, si parlava della questione dell'ore alternativa. Io ho su un caso esemplare a Trieste, che grazie all'attività che stiamo facendo noi come Cobas, ma anche alla testardaggine di un genitore, ogni settimana ci si sta presentando l'ufficio scolastico provinciale, presentando normative, circolari, diffide, lettere, con richiesta anche di adozione dei procedimenti disciplinari, affinché a questo bambino, venga garantito lo studio individuale assistito, che è una delle varie voci dell'attività di alternativa che non veniva garantita. Addirittura per qualche giorno gli hanno fatto fare religione, negli altri giorni è stato spostato nelle altre classi. E praticamente questo è successo uno scaricabarile. Chiaramente lì sono 5, deve essere attivato entro 30 giorni, no? Con l'obbligo di legge, e sono vari mesi che un lavoratore ha perso quell'ora, quelle ore, insomma, di alternativa. Quindi anche lì poi vai a individuare chi è l'avente diritto, chi doveva essere la persona che doveva svolgere quel tipo di attività, visto che, insomma, non è facile poi individuare il cosiddetto avente diritto, una figura nel nome della quale poi si realizzano anche grandissimi abusi all'interno della scuola. Basta pensare ai contratti che esistono dal 97 per i docenti, e ultimamente una figura che è stata conosciuta anche dal personale ATA, l'avente diritto. Chi è l'avente diritto? Un contratto che sai quando inizia e non sai quando finisce. E poi di punto in bianco viene avvisato, boh, c'è l'avente diritto e io non sono più avente diritto, nonostante fino a quel giorno ho coperto un vuoto, no? Cioè è una cosa tremenda rispetto a è uno stato di precarietà ancora più precario, secondo me, rispetto al contratto a tempo determinato. Perché almeno nel contratto a tempo determinato sai quando inizia e sai quando finisce, lì no. E queste, diciamo, sono situazioni con cui ci troviamo quotidianamente a combattere. Affrontare situazioni di ogni ordine e grado. La precarietà nella scuola è esemplare, 130-140 mila precari, 11.100 posti per un concorso fasullo, tantissime persone che hanno partecipato, ora ci sono stati poi i soliti ricorsi con tutti i business del caso, no? Perché bisogna anche dire che la scuola è un luogo dove c'è un grande lucro, dove ci sono realtà che sono nate solo per fare ricorsi e lucrare, poi alcune volte vanno bene, altre volte vanno male, e ora ci troviamo 7.000 ricorrenti che hanno vinto questo ricorso, messi con riserva, e vedremo quello che dirà il TAR. Mettiamo in caso che il TAR rigetti l'istanza cautelare, hanno superato la prova scritta, vengono ammessi all'orale, non potrebbero fare l'orale, cioè paradossalmente, no? Questa è, insomma, la situazione in cui ci si trova. Fatti i ricorsi, in ogni caso, perché vanno anche tentate quelle vie, ovviamente vanno tentate. Sono anni che combattiamo, abbiamo vinto tantissime cause, anche io ne ho vinte parecchie, in giro per l'Italia. Dovevo avere risarcimenti danni, tipo anche a Modena, 24.000 euro per un precario, per esempio, non ho visto ancora un centesimo, nonostante sono passati 3 anni. C'è una Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare forse a marzo, c'è una rimessione alla Corte di Giustizia Europea che è stata fatta recentemente da un tribunale di Napoli, Corte di Giustizia Europea che è stata richiamata per anni nelle nostre cause, che dirà quello che già è stato detto finora e quindi dirà che l'Italia continua a non ottemperare i dettati normativi, continuerà a dire che oltre i 36 mesi la situazione di precarietà nella scuola
non può continuare a sussistere. Continuare a dire che sono discriminatorie le differenze che vengono riconosciute, che sussistono tra il personale precario ordinario e quello di religione, no? Che continua a avere 2,5% di scatti ogni 2 anni. Continuare a dire che la normativa comunitaria in Italia è violata. Continuare a dire che in Italia sono state avviate delle procedure di infrazione con delle multe che verranno pagate dai cittadini, quindi da tutti noi, quindi anche noi che lavoriamo e viviamo la precarietà, pagheremo anche oppure 2-3 centesimi, 1 euro a testa l'anno, ma in ogni caso anche una cosa che costerà milioni di euro messo in massa, per una inottemperanza. Però attenzione, perché io dico che è vero che bisogna monitorare le cose, spesso in Italia ci si muove quando ti piove a casa, no? E quindi quando il tetto è bucato ed è anche difficile riuscirlo a riparare. Attenzione ai segnali che ci sono. Ci sono dei segnali non positivi quest'anno. Io non voglio fare il Cassandra della situazione, però dico che non bisogna sottovalutare alcune situazioni. Uno, quest'anno non c'è stato il salva precari. Due, si continua a ribadire che bisogna, in relazione anche al dettato normativo che è emerso, ottemperare i principi della Corte di Giustizia Europea. Che cosa dice? Che superati i 36 mesi o si stabilizza il lavoratore, oppure l'Italia continua a perseverare in uno stato di illegittimità. Beh, nulla eccepisce il fatto che io possa mantenere uno stato di precarietà, ma eliminare fisicamente il precario per rimanere in regola, ovvero modificare il sistema attuale, che già in itinere, basta vedere anche il concorso, no? Il cosiddetto fasullo, in realtà è una selezione meritocratica che viene, con i loro criteri, che viene effettuata sulla base di persone che anche danno 15 anni e più di precarietà, di questo stiamo parlando. E quindi è già una via iniziata. E allora dico, non mi stupirà se presto, io mi auguro di no, mi troverò una norma del genere che mi dice che superati i 36 mesi non può più lavorare nella scuola e quindi viene espulso dalle graduatorie. Attenzione che questa è una cosa che ha trovato già una piccola anticipazione in Lombardia qualche mese fa, poi c'è stata una rivolta e è stata fermata, quindi ci sono i segnali, però occhio alle cose. Così come occhio alla questione che, da cui ho imparato tanto umanamente, ma anche legalmente, e anche a livello di relazioni intraprese con il MIUR sulla vicenda degli idoni ad altri compiti. Lavoratrici e lavoratori, diciamo, della scuola che vivono da 2 anni e mezzo quello che può essere definito anche legalmente, no? Mobbing sociale, ma una porcata di primo ordine. Una violazione continua di ogni precetto costituzionale, di tutte quelle belle cose che noi leggiamo sulla carta e che poi nella realtà sono violate quotidianamente. La lotta è stata determinante e questo deve essere di lezione a tutte e a tutti, perché non è vero che la lotta non serve a un tubo, la lotta serve, in questo caso è servita e continuerà a servire. Ma anche qui dico attenzione, perché è vero, siamo nel periodo elettorale, è vero, il governo dovrebbe attuare solamente questioni di ordinaria amministrazione, ma una settimana fa in realtà il governo Griffi ha firmato un decreto dove dispone 7.500 eccedenze che riguardano, non riguardano la scuola e l'AFAM, ma riguardano vari ministeri. Quello è un provvedimento di ordinaria amministrazione? Non lo so, intanto è stato disposto, quindi 7.500 persone andranno a casa, licenziate. Sotto silenzio non è stato detto niente. Questo è un provvedimento che è stato firmato una settimana fa. E quindi voglio dire, non è che ci vuole tanto mettere una firma, è per questo che noi continuiamo a creare mobilitazione, a vigilare e a muoverci con tempismo assoluto. Poi, cos'è ordinaria amministrazione? Straordinaria amministrazione, questo non è dato a comprendere. Faccio l'esempio di un'altra cosa che è stata sottoscritta dal Ministero dell'Interno, che non c'entra niente con la questione di cui stiamo discorrendo, ma che è molto emblematica. Hanno firmato un protocollo che riguarda come Internet verrà controllato nel corso del tempo. Cioè, siamo tutti quanti soggetti a una forma di prevenzione terroristica
allucinante. Ed era un atto che necessitava assolutamente di un controllo parlamentare. È atto di ordinaria amministrazione o straordinaria amministrazione? Infatti è passato ed è stato firmato. Quindi è vero che siamo nel periodo di campagna elettorale, dove le promesse, come vedete, fioccano. Ho sentito parlare uno 8 miliardi di euro per la scuola, l'altro 7 miliardi di euro della scuola, va bene. Allora, parliamo di cose concrete. Qui, per quanto riguarda la questione degli idonei ad altri compiti, si parla di cifre in relazione a quelle che abbiamo sentito parlare di oggigiorno, ridicole. Ridicole che però hanno comportato il doppio effetto. 2000 e passa lavoratori precari che rischiano di un posto che è congelato, non si sa, dovrebbe essere loro, che oggi è coperto da supplenze. Altrettanto precario, a risparmio sempre da parte dello Stato, e queste lavoratrici e lavoratori che in realtà non sanno che cavolo sarà del loro futuro, vengono computati nell'organico ATA o nell'organico docente, sia in un cosiddetto limbo che non è dato sapere, e anche per questo non riescono, diciamo, giuridicamente a sbloccare la cosa. E allora parliamo di 100 milioni, 74 milioni di euro, che solo per quest'anno scolastico erano 20 milioni di euro. Abbiamo un fisco che è 2 miliardi e 100 milioni, è stato usato per pagare in parte gli scatti, non coprendo tutto, è stato usato per pagare altre cose. Beh, siccome si tratta di una somma contabilizzata sul bilancio delle voci istruzione, perché quella cifra, come già detto più volte, ma è bene ribadire, venga sottratta da quel bilancio, serve un intervento legislativo, deve intervenire il Parlamento oppure il governo con un atto delegato. Non può essere un decreto ministeriale a spostare d'ufficio quella somma. Quindi, fino a quando quella somma non verrà contabilizzata su un altro bilancio di un ministero o non verrà spostata, questa spada del rischio del trasferimento e della perdita del posto di lavoro per 2.500 precari, cioè. Chiaramente questo non vuol dire che ci si deve muovere quando l'infermiera arriva, perché poi è tardi, perché poi lì chiaramente ci saranno le rivolte, tutto quello che è, però l'atto è stato firmato. Ed è per questo che è importante fare pressione e continuare a farsi sentire e farsi vedere, soprattutto nel periodo in cui in Italia sembra che va tutto bene, che è quello del, come dice Crozza, del Paese delle Meraviglie, no? La campagna elettorale, insomma. Beh, comunque parlano di 8 miliardi di euro, non so dove le prenderanno. Oggi sentivo dire che è stato firmato l'accordo sul bilancio europeo, dove all'Italia vengono date 3 miliardi e mezzo di euro, quindi una somma che non si avvicina neanche alla metà di quella che dovrebbe essere quella che viene promessa solo per la scuola. Sappiamo che c'è un pareggio di bilancio che è costituzionalizzato, che dal 1 gennaio 2014 è efficace, perché è stata applicata, approvata la legge di attuazione del pareggio di bilancio, di cui nessuno ha detto nulla, a parte chiaramente gli addetti al lavoro. È una legge terrificante che vieta qualsiasi spesa da parte di qualsiasi amministrazione, compreso quindi anche il MIUR, affinché non si raggiunga quello che viene definito l'equilibrio di bilancio, quindi non posso spendere un centesimo in più. Visto che il MIUR non mi pare che sia in attivo, voglio capire come fanno a investire in assunzioni o tutte queste cose qua, se mantengono le cose in questa direzione. Quindi occhio alle promesse, confrontiamoci con la realtà. Poi chiaramente il discorso diverso è fare le piattaforme, da qui oggi, insomma, poi vedrete, bisogna discuterne e confrontarci. Già delle indicazioni sono emerse a Napoli. Io ho una proposta che ho fatto, che mi piacerebbe che venisse ripresa, sarebbe quella di estendere il regime delle 18 ore, anche se sembra fantascienza, ma insisto, tutti gli ordini e gradi di scuola, quindi a partire dalle scuole primarie, perché ricordiamocelo che anche là si fanno 25 ore, non 18 ore, e perché fare ciò vuol dire dare lavoro anche cosiddetto ai precari. Cioè, io penso che la precarietà, per come funziona oggi la società, è difficilmente sconfiggibile. Introdotta nella fine degli anni 90, passata sotto la forma della cosiddetta flessibilità, e oggi è emersa poi che cos'è flessibilità in uscita, cioè facilmente licenziabili, con tutti i ricatti del caso. Poi vedete come la scuola sta cambiando, no?
dall'Invalsi, che continua a essere il male assoluto di come formerà le future generazioni, di come già le stanno formando, e dell'apprendistato, introdotto già a 15 anni, processo maledetto, scuola-lavoro, dove c'è un Vales che in via sperimentale, in itinere, in 300 scuole, dice che la buona scuola è quella che insegna il lavoro, già dai licei, no? Non interessa avere una società di persone pensanti o cittadini liberi, critici, no, dovete essere lavoratori. Poi, se sarai un lavoratore che potrai prendere una borsa di studio finanziata, che può arrivare fino a 100 milioni di euro, il cosiddetto Fondazione per il Merito, e andare poi ad arricchire l'azienda X o Y, bene, altrimenti sarai un povero sfigato che andrà in una scuola sfigata e non prenderà nessuna borsa di studio. E i docenti, beh, sono lì a fornire un servizio, visto che è stato introdotto anche il concetto di utenza, non dimentichiamoci. Cioè, con Berlinguer gli studenti sono utenti, i genitori sono clienti e voi sareste fornitori del servizio. Allora, voglio dire, è un processo che va avanti dalla fine degli anni 90, in modo lineare, pezzo dopo pezzo. E si è fatta resistenza, si è riuscita a fermare qualcosa, e altre cose non sono state fermate, con la complicità ovviamente di chi sappiamo essere principale responsabile, perché a me non dico non serve niente sparare la Croce Rossa, no? Perché in questo caso sparare sulla CGIL o i sindacati con un concertativo vuol dire sparare sulla Croce Rossa, però è un'assunzione di responsabilità. Perché siccome il potere di firmare i contratti li hanno loro, saranno loro quelli che andranno a firmare i contratti, mica noi, cioè noi faremo le lotte, le pressioni, tutto quello che cavolo è, e sarà con la forza della determinazione poi riuscire a spingere le cose. E ripeto, l'esempio della questione Midoni, guardate che mettere una firma non ci si voleva nulla, nulla, è stato fatto da Profumo, cosa che addirittura si vergognava di ammettere, cioè quando siamo andati al MIUR due volte e l'avevano firmato già da un mese, la negavano questa cosa. Cioè, se facevano scavare anche a barile, no, ma non so, ma chi... E questi disgraziati, perché di disgraziati stiamo parlando, poi alla grazia, insomma, l'ha scoperta la cosa, cioè, si vergognavano nell'ammettere che l'hanno scritto loro quel provvedimento, perché è un provvedimento che è stato partorito all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione, è lì che è nato, e si vergognavano, perché è altamente vergognoso. Perché fare cassa su queste cose è facile, mentre fare cassa su altre questioni è più difficile, perché poi ci sta tutto il business collegato. Pensiamo per esempio alle questioni sulla sicurezza sul lavoro, quello che si sta realizzando in questi giorni. Mi formano sulla sicurezza sul lavoro, quanto è bella la carta, esistono i diritti, esistono i doveri, entrate delle scuole che vi cascano in testa. E a Trieste due giorni fa una studentessa è rimasta ferita, cascata sulla spalla una finestra, no? Rischiava anche di andarsene chissà dove, quindi in ospedale. Oppure vi fanno fare i corsi e quelli famosi air cleaning, che dovrebbero essere considerati come orario effettivo di lavoro. Ah, che bello, ci facciamo i corsi a casa. E beh, quelli sapete che in base all'accordo applicativo Stato-Regioni, che è stato anche richiamato dal MIUR, ma lo richiamano solo per le cose che gli fa comodo, dovrebbe essere appunto considerato come orario di lavoro, quindi avreste diritto, se non, cioè, a una retribuzione almeno. Per non dire i corsi che vengono fatti per esempio il pomeriggio, cosa sbagliatissima perché va fatto durante l'orario ordinario di lavoro. O sul fatto che tutti quanti vengono individuati come preposti o preposti alla sicurezza, una cosa incredibile, perché vi accreditano delle responsabilità che non vi competono, avete responsabilità civile e penale, rischiate anche delle sanzioni amministrative, preposti sono figure specifiche. Allora, qua ritorno a quello che dicevo originariamente, l'incertezza del diritto, ho fatto una miriade di esempi di come le cose funzionano, è semplicemente interpretazione, questo è un dato di fatto, anche i giudici interpretano il diritto, ti troverai un giudice che ti dirà una cosa e il giudice di Pincopalino che ti dirà il contrario, tutto qui. Allora bisogna prendere coscienza di ciò e continuare a fare quello che si sta facendo, ripeto, le piattaforme che stanno nascendo secondo me sono abbastanza condivisibili. Però vanno portate avanti, non è che basta mettere una firma su una piattaforma e dire abbiamo risolto il problema, questo è l'inizio dell'inizio.
I numeri contano, si parla di 2.000-2.500 precari che dovrebbero avere per quanto riguarda gli ATA amministrativi avere lavoro. Beh, io non pretendo che siano tutti qua, ci mancherebbe. Però mi lascia riflettere, cioè è importantissimo oggi fare questa iniziativa, è difficilissimo farla in periodo di campagna elettorale. Però siamo pochi. Quindi lavoriamoci, lavoriamo. Continuiamo a lavorare e non muoviamoci soprattutto quando le cose poi sono già state definite, perché mi sembra tardino. Insomma, io volevo dare solamente degli spunti di riflessione, poi penso di essere già, insomma, ci conosciamo, sono intervenuto già tante volte sulla vicenda della questione idonei in altri compiti, non credo di avere altro da aggiungere rispetto a quello che già ha detto Anna Grazia e quello che è stato fatto fino ad oggi.